Don Silvano Bracci di recente si è cimentato in una piccola ricerca sull'immagine della Madonna della Colonna. Esattamente, in previsione anche della festa annuale prima domenica di maggio, mi hanno chiesto è ora di fare un libretto nuovo, eccetera. E io ho cercato notizie, prima di tutto questa immagine da dove viene. Franco Battistelli aveva ipotizzato che fosse l'autore un fanese pittore, Giuliano Persiutti o Presciutti, che secondo lui avrebbe fatto anche il San Rocco che c'è nella Madonna del Ponte. Ebbene, allora sono partito da questa ipotesi, che si rifaceva un po' anche le immagini di Giovanni Santi, padre di Raffaello. Questa Madonna era molto probabilmente un dono per una sposa. Ebbene, questa pittura cinquecentesca, forse della famiglia nobile dei Galantara di Fano, è diventata nota perché loro l'hanno posta su, chiamiamola così, un capitello, una colonna, oggi diremmo meglio un'edicola, nella zona dove avevano un podere e la gente che passava invocava questa Madonna sotto questa immagine. Ecco allora la fama di questa Madonna della Colonna che richiamava devoti dal territorio anche più distante. Ecco, e negli anni diciamo che la devozione verso la Madonna non è mai cessata. Ma da quella volta, poi nel 700 c'è qualcuno che sostiene ora di fare un santuario a questa immagine e i fratelli Galantara offrono gratuitamente il terreno e nel 1794 c'è il contratto di donazione e c'era presente un prete che diventerà il primo rettore del nuovo santuario. 1796, purtroppo il santuario settecentesco è stato abbattuto per allargare il campo d'aviazione nel 1940. Perché viene denominata Madonna della Colonna? Perché probabilmente, ecco, questa immagine era stata posta su una specie di edicola che forse allora potevano chiamare colonna. Questa immagine che veneravano passando, invocavano. Eccola, la Madonna della Colonna è rimasta così. Dove è possibile trovare la sua pubblicazione? La pubblicazione qui al santuario è facile, no? Rintracciarla, non è voluminosa, lasciate un'offerta e ve la danno più che volentieri. Ma soprattutto io ho fatto un appendice con raccolta di grazie e miracoli, tra cui ve ne dico una in 448. C'era il campo d'aviazione vicino, un amante di paracadutismo, fa il giro, poi si butta, il paracadute non si apre, la velocità con cui stava precipitando aumentava e ormai convinto di sfracellarsi a terra. Gli si apre proprio dietro questa chiesa e si adagia su un campo di grano. Si siede poi davanti agli scalini del santuario, passa una macchina, dice ha bisogno di aiuto e dice se mi porti al campo d'aviazione. Va là, c'era la polizia, le ambulanze. Non troviamo più uno che si è sfracellato col paracadute, che non si apriva. Ma sono io. Questo lo raccontava Don Achille Sanchioni.